Ed ecco che siamo ritornate a Due Chiacchiere in Cucina. Vi ripresento Vanessa Lorenzetti, l'ospite nostra di oggi, una chef che però ha fatto proprio del cibo, come posso dire, la tua passione. Modo grande per curarsi, esatto. In quanto io ho avuto un problema di salute e grazie al cibo sono riuscita a superare egregiamente il mio problema di salute e poi anche un grandissimo stile di vita. Bravissima, hai perfettamente ragione, insomma, noi siamo qui anche per passarvi questo. Adesso invece, gentilmente, visto che parleremo della prima ricetta, la panzanella esotica di fave, giusto? Esattamente. Andiamo a dare immediatamente, prego, grazie Vane, andiamo a dare gli ingredienti allora di questa prima ricetta. Vi servono 100 g di fave, un cetriolo, due pomodori, due cipollotti, un mazzetto di prezzemolo, un mazzetto di menta del mio amico Leonardo, mezzo limone, non sto scherzando, ringraziamo gli amici di Campagna Amica, mezzo limone, uno spicchio d'aglio, 250 g di yogurt greco al naturale, un pizzico di sommaco, esattamente, un pizzico di paprika affumicata, poi mi spieghi, oppure harissa, sale, pepe, olio, evo. Adesso mi devi spiegare, vieni, accomodati pure Vanessa, sommaco. Sì, sommaco è una spezia molto usata nella cultura medio orientale, sì. Ed è una spezia meravigliosa che permette di sostituire il sale. E questo è, se tu lo vuoi assaggiare o lo vuoi annusare, comunque, sì. Ha il sapore un po' del limone, quindi una spezia limonata che dà un pizzico di acidità, ma allo stesso tempo è anche salata, quindi dà anche un po' di salinità. Esattamente. E invece la harissa, anche questa è una spezia medio orientale, più precisamente diciamo nordafricana, ed è una spezia a base di peperoncino o chili, cumino, aglio, sale, e viene molto utilizzata per condire le zuppe o per condire questo tipo di piatti un po' esotici. Perfetto. Diciamo, si può fare tranquillamente a casa, basta semplicemente prendere del peperoncino e unire le spezie che ho appena elencato, quindi l'aglio, certo, il cumino, certo, il sale, si unisce tutto e si fa buonissimo, da soli a casa. Hanno dei profumi meravigliosi effettivamente queste spezie. E allora io direi intanto di cominciare immediatamente. Cominciamo. Allora andiamo a prendere i nostri pomodori. Sì. Io non vado a fare altro che a tagliare i nostri pomodori. Noi abbiamo scelto dei pomodori ciliegino. Certo. Io quando faccio questa specie di panzanella, non so se lo sai Cristina, ma la panzanella è un piatto tipico toscano. Esatto. E di solito si fa con il pane raffermo. Sì. Nella nostra scuola di cucina noi usiamo tantissimo i prodotti di scarto, quelli che comunque comunemente nelle cucine del ristorante piuttosto che nelle cucine delle mense, certo, verrebbero buttati via. Noi invece teniamo tutto. Vedi. E vedi, anche il pane diventa comunque la base di qualsiasi ricetta. Piatti, esattamente. Certo. Beh, la panzanella effettivamente è un piatto meraviglioso fatto appunto per quella che era tradizionalmente la cucina povera, no? Esattamente. Perché non si buttava assolutamente nulla. Figuriamoci il pane era proprio considerato sacro quasi, no? Se vogliamo, tradizionalmente parlando. Sì, poi purtroppo nella tradizione è un po' cambiata questa cosa, in quanto sappiamo che riusciamo a trovare anche del pane a basso costo, certo, anche se in realtà io consiglio sempre di utilizzare delle farine non raffinate, delle, sì, farine quindi, sì, semi-integrali, di, certo, tipo 1, di tipo 2, per prodursi a casa il proprio pane, o magari di cercare anche un panificio che riesca a vendere questo tipo di prodotti. Sai che mi interessa moltissimo come sei arrivata però a diventare chi sei tu adesso, Vanessa, perché come spiegava la nostra amica all'inizio della puntata, praticamente dopo aver subito, dopo aver avuto un problema di salute abbastanza importante, praticamente tu hai cominciato a studiare il fatto che con l'alimentazione giusta si possa guarire senza utilizzare dei farmaci, giusto? Uh-huh. E però ci sei arrivata facendo tutta una serie di studi, ti occupi di nutriceutica, di nutraceutica, ti occupi anche di chimica, se vogliamo, no? Alimentare da un, sì, certo punto di vista. Diciamo che il mio background come cuoca è un po' diverso dai classici cuochi, in quanto io non ho fatto la classica scuola alberghiera, sì, ma ho fatto delle altre scuole che si trovano a Milano. Una si chiama La Sanagola, che è appunto una scuola di cucina naturale, sì, e un'altra è il Gioia Academy, che è appunto un'accademia che ha anche un ristorante, sì, molto bello, se ti capita di andare a Milano, vacci, certo, perché si mangia benissimo. Nome, si chiama Gioia. Gioia, perfetto. E praticamente questo ristorante
è l'unico ristorante vegetariano stellato in tutta Europa. E quindi è un ristorante davvero interessante e i percorsi gastronomici sono meravigliosi, certo. Esaltano tutti i sapori e riescono a coinvolgere quasi tutti i sensi, e quindi direi che se vi capita di passare, insomma, andate a farci un giro perché si mangia veramente bene. Ecco. Io ho studiato anche lì, certo. E quindi ci siamo preparati a trattare gli alimenti nel modo più naturale possibile, sì. Perché ci hanno insegnato che se noi scegliamo materia prima di alta qualità riusciamo ad ottenere dei piatti meravigliosi senza stravolgere appunto il sapore originale della materia prima. Questo è iniziato quanto tempo fa, scusami Vanessa? Questo è iniziato 3-4 anni fa, quando ho avuto appunto un problema importante, certo. Di salute, e dopo anni di diagnosi errate sono riuscito a trovare un medico che finalmente mi ha curato, e appunto oltre alla terapia farmacologica mi chiese di porre molto attenzione a tutto il discorso di quella che era la mia alimentazione. Ed è da lì che è partita praticamente la tua ricerca, giusto? Esattamente. Passione. Pensate che ci raccontava Vanessa che ha cominciato un po', come dicevi tu, alla Steve Jobs, con la, sì, tua scuola, sì. Praticamente dove eri, a casa tua? Esattamente, ho fondato questa associazione che si chiama appunto La Sana Mente, sì, Cucina Naturale, sì. E la taverna di casa dove, esatto, eri? Ho cominciato a fare i corsi nella mia taverna. Sì, è da lì che si parte poi, anche, esatto. Steve Jobs ha fatto esattamente la stessa cosa. Nel suo garage. E pian pianino hai cominciato praticamente a diffondere il verbo, esatto. Giusto? Ho cominciato ad insegnare alle persone come si potevano fare dei piatti squisiti senza appunto stravolgere il tutto, cercando di rispettare anche quello che è l'ambiente che ci circonda, no? Che lo trovo molto, certo, interessante. Certo, chi ti frequenta, diciamo, chi frequenta i tuoi corsi? Curiosi, gente che crede effettivamente in questa, guarda, filosofia? Dai medici alla casalinga, alla commessa, al papà di una famiglia molto numerosa, davvero a un pubblico, sì, molto ampio. Interessante, sì. Questa cosa. Allora, sì. Andiamo a prendere, abbiamo tagliato il pomodoro, certo. Andiamo a prendere anche il cipollotto. Sì. Come ti dicevo, noi cerchiamo di scartare il meno possibile, certamente. E quindi andiamo ad usare anche la parte verde. La parte verde, perfetto. È saporitissima, sì. È ricchissima di elementi nutritivi interessanti per il nostro organismo, certo. E quindi andiamo ad aggiungere anche la parte verde. Non si butta nulla. Non si butta nulla. Devo dire che è un po' la filosofia della nostra Ilenia, perché lei, sono per lei ormai 4 stagioni di Due Chiacchiere in Cucina, ma i Golden Chef la conoscono e sanno che anche lei insiste moltissimo, cioè si deve scartare il meno possibile, no? Assolutamente. Perché, comunque, non si fa. È uno spreco, no? Comunque, guarda, se io per esempio questa l'avessi scartata e non l'avessi utilizzata in questa ricetta, sai, a volte ci sono delle ricette dove magari non riesco, certo. Ad utilizzare tutte le parti. Che cosa ne avresti fatto? L'avrei messa nell'essiccatore, nel mio caso io ho un essiccatore, ma andava benissimo anche il sole. Ah, ecco, quindi essiccata, quindi possiamo essiccare, certo. Al sole senza problemi, sì, sì. Magari ci mettiamo sopra una retina, sai, per, certo. Le mosche, esattamente, ovviamente. E essicchiamo al sole, essicchiamo magari insieme ad altre cose, potremmo essiccare insieme, che ne so, alla buccia delle patate, alla buccia del pomodoro, eccetera, certo. E poi frulliamo tutto in un frullatore potente, aggiungiamo del sale marino integrale e andiamo a produrre un dado granulare. Hai saporitissimo, meraviglioso. Ti credo che è saporito. Enrico Bianchi, prendi nota, perché la prossima volta che veniamo a mangiare a casa tua mangeremo questa roba qua, sicuramente. Sono secoli che tentiamo di autoinvitarci ma non ce la facciamo. Invece pian pianino, insomma, è partita praticamente questa che è un'associazione di promozione sociale, cioè la Sana Mente, a Cerea, giusto? A Cerea, ecco. Sì, si trova a Cerea in provincia di Verona, ecco. E praticamente ho cominciato con questi corsi. Mi interessa moltissimo capire anche poi come escono da questi corsi questi papà di famiglia, medici, sono basiti perché non si aspettavano di scoprire grazie a te tutta una serie di proprietà degli alimenti. Guarda, devo dire che l'interesse sta crescendo molto, l'interesse per quello che è un ritorno all'antichità, lasciami passare, sì, il termine, certo. Ovviamente, no? A quello che cucinavano i nostri nonni, e anche un'attenzione al portafoglio, perché in realtà noi utilizzando comunque tutti i prodotti di scarto e utilizzando tantissimo i legumi e i cereali, sì. Integrali, così come la natura ce li offre appunto, certo. Riusciamo a risparmiare qualche soldino, sappiamo bene che tutti i prodotti, sì. Del supermercato comunque già pronti, certo. Costano diversi soldini, quindi ovvio, sono ovvio. Comodi, ma comunque costano qualcosina. Sì.
sì, ecco, c'è il turchese, già sanno quel coso. Allora, io ti faccio notare che mancano 4 minutini alla fine della ricettina. Noi stiamo praticamente sminuzzando quelli che sono gli ingredienti che vi abbiamo passato. Noi adesso andiamo ad aggiungere anche velocemente il citriolo. Certo. Come vedi, io il citriolo non lo sbuccio. Perché la scorza del citriolo, la buccia, chiamiamola come volete, effettivamente anche questa è ricca di proprietà. Non solo, sai che a molte persone gli si ripresenta il citriolo? Oh sì, okay. E la buccia infatti. La buccia aiuta a digerire correttamente appunto vero, il citriolo. È verissimo. Nel frattempo mi sono commossa, sto per piangere con il cipollotto. Sì, ma non ti preoccupare, quindi io ho anche dei fazzolettini lì da qualche parte per provvedere a questa cosa. Allora, noi velocemente tritiamo anche la menta e tritiamo il prezzemolo. Perfetto. E poi andiamo a condire. Il condimento che noi proponiamo è a base di olio extravergine di oliva, aglio, uno spicchio d'aglio tritato, limone, appunto la nostra rissa e il nostro sommaco. Ecco. Quindi questo è il condimento con cui noi andremo quindi a condire. Quindi abbiamo a che fare nostra con un piatto che è estremamente naturale. Insomma. Estremamente naturale, estremamente facile. Noi nel frattempo, come vedi lì, io grazie, ti ringrazio Cristina, scusate, ma purtroppo la cipolla, esatto. La cipolla, meno male che non è toccato a me perché mi si gonfia tutto il naso, poi diventa una roba invedibile. Se mi fai un favore, mi dai una mano, gentilmente. Certo. Vogliamo far vedere anche che abbiamo già cotto le fave. Noi andiamo ad aggiungere le fave a questa nostra insalata. Sì. Le fave marroni siciliani. Sì, volevo farvi vedere, grazie Gianluca. Queste sono le siciliane, ok? Mm-hmm. E queste sono crude. Quelle lì sono crude, esattamente. Per velocità, ovviamente, non c'è la possibilità, perché quanto ammollo fanno 12 ore di ammollo. Almeno, quindi 12 ore, poi vanno sbollendo, le lessate. Vanno lessate. Quanto In acqua bollente e almeno un 2 ore e mezza. E queste sono le fave che noi andremo a usare. Queste però sono la qualità siciliana. Esattamente, quindi andiamo ad aggiungerle un pochino alla nostra insalata. Come le facciamo, intere? Sì, le facciamo intere, poi per impiattare se casomai ne tagliamo qualcuna. Nel frattempo faccio anche vedere i crostini, il pane, ti ricordi, il protagonista della nostra panzanella. Sì. Noi andiamo a fare una panzanella esotica, tesoro, croccante, ma mettiamole, dai. Le lasciamo fuori un pochino, basta così per l'impiattamento poi. Benissimo. E noi andiamo a usare del pane raffermo che invece di aver bagnato come nella ricetta originale abbiamo semplicemente passato in forno con olio e sale. Fantastico. Quindi arrostite, tostate al forno, diciamo. Andiamo ad aggiungere queste. Quindi al forno, che diventano poi leggere, croccantissime. Perché sono croccanti, ma sono leggere, non è roba fritta. Assolutamente, ecco. Assolutamente. Scusa, perché anch'io mi prendo uno dei nostri eccezionali fogli super assorbenti. Qua abbiamo dello yogurt greco. Eccolo, nominato prima. Andiamo a fare una specie di formaggio medio orientale che si chiama labneh. Ah. È un formaggio medio orientale, io ho viaggiato molto, poi poi ne parliamo. Sì, perché merita, effettivamente. E questo labneh va accompagnato per dare freschezza a tutte le nostre insalate. Ah, e quindi abbiamo yogurt greco, al quale andremo ad aggiungere limone spremuto. Esattamente, un pochino, se hai voglia, Cristina, di allungarmelo, di sale, esattamente, e di olio extravergine di oliva. Certo, poi noi abbiamo un extravergine di cui siamo strafierissimi. Meraviglioso, grazie mille. Ma le tue parti, perché grezzane, redoro, ovviamente lo conoscerai, spremuto freddo, immagino. Sì. Quando nelle ricette vedete scritto Evo, ce n'è? Ti ho dato un trucco, era un trucco, guarda, era un trucco, scusate. Volevo vedere se eri attenta. Grazie mille. Scusami. Andiamo a fare il nostro condimento, quindi un gozzino di olio, un pochino di sale, scusate, di pepe. Esatto. Ok, un pizzichino, così. E anche un pochino di sale. Perfetto. Noi nella nostra cucina usiamo sale marino integrale. Che è quello che io uso sempre. Perfetto. È il miglior sale da utilizzare nelle nostre cucine. È un sale italiano. Sì. Tendenzialmente, sai, delle saline di cervia o magari di motia. Bravissima. Quindi marsala, siciliano. Ed è un sale eccellente. Allora, noi siamo pronti. Dobbiamo semplicemente condire anche questa. Perfetto. Andiamo a condirla con generoso olio di oliva. Sì. Extravergine, mi raccomando. Anche qui andiamo a mettere un pochino di pepe. Perfetto. Un pochino di sale, che magari l'abbiamo spostato. Esatto. Forse, grazie. Scusami, mille, figurati. Perdonami. Un altro po' di limone. Sale mi dici tu, io vado. Sì, vai un altro po', perché le fave io non le salo mai. Hanno bisogno di sapidità. Esattamente, perché io con i legumi faccio anche tantissimi dolci. Scusami, ne metto un altro pochino. Ah, vedi, io mi ero fermata prima, vedi. E siamo arrivate ovviamente a quello che è l'impiattamento della panzanella esotica di fave con
Vanessa Lorenzetti, la nostra esperta di cucina naturale. E siamo pronti, questa è la versione diciamo che a casa chiunque potrebbe preparare. Assolutamente. Chiunque potrebbe fare. Quindi ripetiamo un secondo cosa abbiamo fatto. Sì. Cetriolo, pomodoro, cipollotto, prezzemolo, menta, tutto tritato, anche la parte verde del cipollotto, condito con olio, limone, aglio, ovviamente lo potete tagliare sottile ma lo potete anche schiacciare con uno schiacciaglio. E nel frattempo qui il nostro yogurt greco. Come? Che abbiamo condito con la paprika affumicata, un goccino di olio extravergine di oliva e la rissa, ma non è facoltativa, certo. Quindi non preoccupatevi se non la trovate. Certo. Andiamo ad impiattare, molto semplicemente. Piatto bellissimo, ti faccio i complimenti. Questa grazie. È la tua dotazione della tua scuola. Molto questa. Colorato, sicuramente estivo, di stagione, sì, perché è importantissimo seguire la stagionalità. Noi andiamo semplicemente a mettere qualche altro crostino per la nostra appunto panzanella croccante, esotica, sopra qui. Certo. E poi andiamo a mettere qua a lato il nostro formaggio, quindi il nostro yogurt greco. Quindi la parte proteica in questo caso, a parte di proteine ce ne sono molte, perché anche le fave mi pare possono essere annoverate nella via di mezzo tra il carboidrato e il proteico. Guardate, sei preparatissima perché ovviamente insomma, parliamo sapessi. Di carboidrati e proteine, grazie. Quindi come dici tu, certo. Qui abbiamo tutto quello sì, che sì, serve. Sì, assolutamente, ed è una cosa estremamente fresca che chiunque a casa potrà ovviamente riprodurre e eventualmente andatevela a vedere sulla sanamente.it oppure su 7gold telepadova.tv. Adesso invece, sì, no, perché questa è la versione che potete fare a casa, ma vi faccio vedere dalla scuola alla sanamente che po' di impiattamenti vengono fuori. Penso che possiate vederlo adesso, forse lo fanno vedere con la telecamera qua sopra, in attesa ovviamente che stavolta ci sono io con il sommelier, io, ciao Ilenia Marameo. Guardate che meraviglia. Allora, tu non ti preoccupare, mi occupo del vino, poi torno. Benissimo, ti aspetto. A tra poco.